Cosa penso del cibo con gli insetti? Penso che purtroppo sarà il nostro futuro, probabilmente. Sarà difficile abituarsi a mangiare questo genere di alimento che già in molti paesi lo mangiano e non succede niente, ecco, non deve essere una cosa così strana. Purtroppo se sarà necessario lo faremo. Non so se prenderei mai la farina di grillo domestico, però sarà un bel cambiamento, secondo me. Sarà un bel cambiamento per tutti. Che schifo! A me fa schifo, poi non lo so. Perché? Ma forse perché siamo una generazione che, cioè, non siamo ancora pronti per questa cosa qua, per l'amor del cielo. A me così, pensare di mangiare una farina fatta da grigio, da vermi, a me non piace. Io sto con le, spero, vedremo i miei figli, ma io proprio per il momento non mi muovo da questa cosa. Ecco. E oltretutto anch'io, in caso una celiaca, perché mia moglie è celiaca, e già la farina dei celiaci è una cosa che per uno che non è abituato, è arrivato a 50 anni come me a mangiare sempre tradizionale, le classiche cose nostre, la nostra farina, cambiare, mangiare quella dei celiaci, però preferisco di più allora quella dei celiaci, o roba del genere, che questa, attenzione, non l'ho mai provata, può darsi anche che sia buonissima e sia più buona della nostra, però purtroppo io non sono ancora pronto. Proveresti? No, assolutissimamente. Ah, per me è una grande cagata, sinceramente. Ascolta, non vado a mangiare farina cioè preferisco mangiare tradizionale italiano, ecco. Quindi non proveresti proprio? No, no, no. No, no, per gusto mio, cioè, meno. Poi magari sarà più buona del mondo, per carità, però lasciala là dov'è. Ah, guarda, insomma, ma per il momento no, per il momento io. No, 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 no. Ma io cosa ti penso? Io quelli là non li mangio. Ma non mi piacciono, non ho mai provato io questi qua.